La Vianese sceglie Matteo Bimbi, l'ex trionfatore del Montagna col Cervarezza, fino a poco fa di essere l'Atletico Montagna, sarà il nuovo direttore sportivo della Vianese. Ce ne parla Alberto Montecchi, direttore generale della società Rossoblù. Ringrazio Luca Figlieri, che dopo 4 anni lascia Viano per vivere una nuova esperienza in un'altra società. Noi abbiamo scelto Matteo Bimbi per sostituirlo perché riteniamo possa essere la persona giusta al posto giusto. Una decisione condivisa anche con il nostro patrono Enrico Grassi, che da quest'anno, come è giusto che sia, vuole essere più presente e incisivo sulle decisioni che riguardano la prima squadra e quindi lavorerà a stretto contatto con il nuovo DS per costruire una formazione in grado di lottare per le posizioni di vertice. Faccio quindi il mio più sincero in bocca al lupo al nuovo direttore sportivo, il suo collaboratore Tommaso Favali, e do loro il benvenuto in Rossoblù. Sono stato contattato prima dal presidente Borghi e poi dopo da Montecchi e infine dal patron Grassi, e per me è un motivo di orgoglio e sicuramente è una sfida che mi affascina molto e ho accettato molto volentieri questo incarico. Enrico Grassi, il DG Alberto Montecchi e il presidente Alberto Borghi ti hanno chiesto cosa? Di raggiungere l'eccellenza al primo colpo? Ma sicuramente si parla di classifica molto alta, se non è quest'anno però insomma è un discorso di un paio d'anni, 3 anni insomma. Quest'anno sono state fatte cose importanti perché è stata consolidata una promozione, quindi è da qui che si partirà. Innanzitutto bisogna fare i complimenti a mister Vincenti, che ha portato a termine una stagione molto faticosa e ha raggiunto un obiettivo importante che era quello della permanenza della categoria. E il prossimo step è valutare tutta la rosa e cominciare di lì io e il mio collaboratore a lavorare insieme alla società per costruire il nuovo futuro della Vianese. Mi sono portato a Viano il mio collaboratore che farà il vice DS, che già collaborava con me all'Atletico Montagna e si chiama Tommaso Favali. Per me è un valore aggiunto, già collaborava con me a Castelnuovo Monti, all'inizio era l'addetto stampa, dopo poi mi sono accorto che era veramente molto competente ed era un grande appassionato di calcio, quindi mi farà vice direttore sportivo e sono molto contento che abbia scelto di seguirmi a Viano. Cosa hai imparato e soprattutto quanto è importante crescere al fianco di Matteo Bimbi? Per me è molto importante perché lo reputo prima, oltre alla grande persona che è, un grande direttore sportivo, uno dei migliori per me nei dilettanti. Credo che con lui potrò crescere molto. Lasciare l'Atletico Montagna è stata dura, però una piazza come Viano è davvero difficile da rifiutare.